Sono le 2:30 di notte e sono molto emozionato. Io vi dico già che non so cosa vedrò, potrei piangere, potrei rimanere deluso. Fatto sta che se ci dovesse essere Toby, se ci dovesse essere Toby, io probabilmente potrei piangere. Quindi aspettatevi di tutto, ok? Possiamo finalmente iniziare a guardare il trailer. Vi ho fatto la premessa, potrei piangere, ma è tutto normale. Iniziamo. Stiamo ricevendo delle visite goblin, ok. Eccolo. Ok, Octopus. Ciao Peter. Combattimento che si era visto nelle foto. Non sei Peter Parker. Non sei Peter Parker. Uomo sabbia lì, oh merda. Per combattere fantasmi. Che vuol dire? Muoiono tutti combattendo Spider-Man. È il loro destino. Guarda la bomba di Goblin. Mi dispiace, ragazzo. Sì, anche a me. No. Se deve esserci un altro modo. Non c'è. Sono un pericolo per il nostro universo. Non me la porterai via. Eccolo Electro. Goblin. Scusa. Per avere tutto quello che vuoi, mentre c'è un frame di Goblin senza maschera. Al doppiatore diverso. Lizard! Si è visto Lizard! L'uomo sabbia, Lizard. MJ. No. No ragazzi, la scena così no. La scena così no. Che succede? Cominciano ad arrivare. E non riesco a fermarle. Niente Spider-Man. I tre Spider-Man. Se non sbaglio, il doppiatore di Goblin è diverso. Non so il motivo, magari è morto il doppiatore, non lo so, so che è diverso. E non mi piace per niente come cosa. Comunque, ok. Altra cosa, l'uomo sabbia è molto diverso dalla trilogia di Raimi. Electro, bello, un po' strano, un po' cartunesco. E, sembra quasi che in un momento appunto Strange e Peter si scontrino. E tra l'altro sembra che Octopus venga catturato nei primi minuti, quindi non lo so. Può essere anche che magari gli aiuti, capito? E staremo a vedere. Ah, si vede un Goblin che è in un frame che non è quello di Dafoe. E chi è? Se è Harry Osborn, piango. Piango dalla felicità. Può anche essere un nuovo Goblin dal nulla, magari quello dell'universo Marvel. Quindi staremo a vedere. Buonanotte.